Dottore, il rapporto tra EUPAT ed AIFA è stato fin da lungo tempo consolidato e finalmente oggi arriviamo ad un passo decisivo. Sì, è vero, sono proprio qui a testimoniare questo. Sono anni che AIFA coopera con EUPATI e devo dire che con il direttore generale dottor Libassi questo rapporto ha avuto un'accelerazione. Ci siamo incontrati diverse volte quest'anno fino a consolidare un memorandum of understanding che ci impegna senz'altro per i prossimi 3 anni almeno a una più stretta cooperazione, al supporto per esempio di AIFA alla revisione del materiale didattico che EUPATI propone ai propri discenti. Quindi siamo contenti di aver ospitato oggi EUPATI per la cerimonia di consegna dei diplomi alla fine del primo anno, ma siamo altrettanto fiduciosi e contenti di poter supportare il lavoro di EUPATI per i pazienti e per formare i pazienti anche nel proseguo degli anni.